Vedete, quello che adesso vi ha raccontato Nino Di Matteo è una cosa che noi viviamo oggi e possiamo fare, e vedete quali sono le reazioni. E si collega a quello che ha detto prima del dottor Falcone e del dottor Borsellino. Il dottor Falcone veramente c'è, ha modificato tutto. Ma cosa faceva Falcone e Borsellino negli anni 80? Ma il processo che riguardava i politici importanti, come Salvo, che noi oggi ne parliamo di Salvo, come fosse una presa. Ma se voi vi dovete calare gli anni in cui voi Falcone e Borsellino, insieme a tutto il pubblico, coordinavano la disposizione, entravano nelle banche, mettevano in Sicilia contro alcune imprese importanti, di cavalieri importanti, erano indicati come quelli che rovinavano l'economia di una regione, l'economia di un posto, dove la magistratura bloccava tutto ciò. E negli anni Ottanta, col prima fallito attentato alla Camera, Falcone e Borsellino hanno vissuto quello che Nino Di Matteo vi ha raccontato adesso, perché noi adesso stiamo vivendo queste cose. Ora, io la cosa che dico spesso è poi uno. Non dobbiamo poi vederle postume le cose, così come non dobbiamo vederle postume, adesso riflettiamo 25 anni dopo sulle stragi, eccetera. Ma quello che Falcone ha fatto all'epoca, come veniva indicato, è, guardate, senza fare grandi paragoni, è quello che oggi questi magistrati stanno vivendo, perché ci vuole coraggio, e ci vuole coraggio anche a mettersi contro certi personaggi che nel tuo periodo storico sono potenti, sono forti, hanno il consenso sociale. E se tu, per la solo ragione, diciamo, dell'azione penale, perché è questo che voi avete fatto, avete quello che vi dice quando indossate la toga, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale, ti porta a fare delle citazioni, provvedimenti contro personaggi dove c'hai delle prove, o comunque dove il codice di procedura penale ti porta a fare, il consenso sociale vissuto in quel momento ti porta a dire che il magistrato è cattivo. Poi però purtroppo per il dottor Falcone, il dottor Borsellino, c'è stato quello che c'è stato, quelle stesse persone che ne parlavano male sono ribaltate e ogni anno le vediamo morte di queste che si battono il petto e dicono il povero Giovanni, il povero Paolo. Ecco, vorrei soltanto che noi ci calassimo nel contesto in cui questi magistrati agiscono, perché agiscono nell'oggi e non in un futuro, forse vedremo, oppure in un passato, ma nell'oggi, e agiscono nell'obbligatorietà della relazione penale che riguarda anche i personaggi che voi vedete con un occhio buono, ma che le prove giuridiche e penali vi portano ad altro. Questa è la differenza. Ed è un fatto molto importante su cui bisogna riflettere ogni giorno. Bisogna portare non al fatto che ti fa pena che quello è morto e allora le cose sono cambiate, no, per come erano, studiate per come erano e per come oggi magari vedremo fra 20 anni. Nino Di Matteo sarà sempre vivo, magari meno capelli, diciamo. E ci racconteranno, tutti quanti l'hanno, vedete 25 anni fa, 20 anni fa che cosa accadeva, e ce l'avete fatto bene, eccetera. Questo è, perché il tempo poi diluisce le cose, ce le fa cambiare nella mente, ma quando si vivono in quel momento si vivono male, e tu sei additato come il cattivo. Ecco, ci tenevo a dire soltanto questo. E dire anche un'altra cosa, che quel Giovanni Falcone, fra le tante cose che diceva, cioè nel momento storico in cui c'è l'emergenza mafia, in cui venivano uccisi servitori dello Stato, poliziotti, carabinieri in Sicilia, per cui lo Stato e il governo si accorse che occorreva fare, come in tutti i casi, un commissario, non scelse Giovanni Falcone a fare il commissario per la lotta alla mafia, ma scelse uno che mi ha chiamato l'assomigliatutti, che era Domenico Sica, che di mafia non ne capiva niente, non aveva mai fatto un processo
di mafia, ma aveva fatto processi che erano vicino alla politica, riguardavano, poi ha fatto tutta una serie di cose, rubando anche dei processi da Milano a Roma che poi si chiusero nel nulla di fatto, ma lui era l'alto commissario della lotta alla mafia, e per chiudere era una delle vittime del calunnio, che guarda caso i giornali non scrissero mai che era una delle vittime del furto a Cavo di Carminati. Se n'è accorso soltanto al processo i magistrati di Perugia, che lo chiamarono a testimoniare e gli chiesero: dottore Sicca, ma lei aveva due cassette di sicurezza? Dice sì, e le ho aperte quando ero all'alto commissariato per la lotta alla mafia. Ah, cioè, non mi fidavo dei miei uffici, ci tenevo lì i fondi neri e altri documenti. Ah, e allora quando c'è stato il furto c'aveva ancora dei documenti? Cioè, no, assolutamente nulla. E che cosa ci teneva? Adesso che mi ricordo, tutto questo è registrato nella trascrizione, adesso che mi ricordo avevo dei semi di zucca. Questo era Domenico Sicca. Se non ci sono altre domande, a questo punto io vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi pubblico che vi siete trattenuti fino a tardi. Ma vedo che c'è un'altra domanda. Sul collegamento stretto tra criminalità organizzata e istituzioni pubbliche, è un'evidenza, una realtà, e contrastando la corruzione, chiaramente si fa un danno serve alla criminalità organizzata, la mafia, e abbiamo degli strumenti, la trasparenza, gli obblighi di fare i piani della prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui si parla poco. Ecco, io mi occupo di questi temi. E credo che dobbiamo occuparcene tutti, dobbiamo cominciare a parlare quali strumenti può usare il cittadino per contrastare la corruzione, per esempio le giornate della trasparenza. E io mi meraviglio che il sindaco presente e dovesse essere stato rifilato qui per la giornata della trasparenza. Ma non è solo lei sindaco, sono tante le pubbliche amministrazioni che non ottemperano a questi obblighi. E abbiamo una società civile purtroppo che è assente. Quando la pubblica amministrazione aggiorna il piano della prevenzione della corruzione, deve farlo ogni anno. Convoca le associazioni dei consumatori, convoca i sindacati, ci sono solo io che vado a incontrare la Sommarca, ci sono solo io che scrivo all'inizio dell'anno alle pubbliche amministrazioni per aggiornare i piani di prevenzione della corruzione, quindi io credo che sia di fondamentale importanza. Fare qualcosa, le leggi ce l'abbiamo, abbiamo l'ANA, abbiamo la CIVIT, abbiamo degli obblighi ben precisi di tutte le pubbliche amministrazioni, di cui si parla poco. Io credo che sia opportuno cominciare a parlare di questi strumenti, quali sono gli obblighi di un comune, di una regione, che cos'è un piano di prevenzione della corruzione, cosa può fare un cittadino con l'accesso civico, con la forza che vuole l'accesso civico, anche generalizzato, per poter vedere gli atti di tutti i tipi delle pubbliche amministrazioni, se ne parla poco. Io credo che sia questo il momento per segnare su questi fronti, perché abbiamo gli strumenti, abbiamo l'autorità nazionale anticorruzione, abbiamo la presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa di alcuni settori del PERT, ma dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, quindi l'invito che io rivolgo è cominciamo a capire quali sono gli strumenti che può avere in mano il cittadino, la società civile, perché alcune associazioni, sindacati, quando ci sono questi incontri non vanno. Scusi, è una domanda, secondo voi è importante e come può fare il cittadino per contrastare la corruzione con questi nuovi strumenti? Cosa può fare il cittadino? Nei confronti della propria amministrazione, quando vede che non fa la giornata della trasparenza. Un tema che mi fa venire in mente soltanto
due riflessioni che in parte sono state sviluppate sia dal procuratore generale che da Mirio Abate, ma anche per altri versi dalla giornalista Petrarreschi. Mafia e corruzione sono sempre più due facce della stessa medaglia, sempre più in un'analisi costi-benefici le mafie scelgono, piuttosto che il ricorso all'intimidazione e alla violenza con i rischi che comportano, in caso di denuncia della parte offesa, scelgono di ricorrere alla corruzione. Lirio Abate ha affrontato un tema, credo di aver capito che nella sua mente aveva un pensiero ad un fatto che lui ha vissuto come giornalista di inchiesta ancora prima di quanto lo vivessi io come pubblico ministero. Grosse imprese del nord Italia, grosse accreditate imprese del nord Italia che sono venute a Villa Abate, grosso centro in provincia di Palermo, dove dovevano costruire un centro commerciale che doveva essere il secondo per dimensioni in tutta Europa, sono andati a cercare i mafiosi, hanno utilizzato la mafia come un'agenzia di servizi. In quel momento interessava loro che l'amministrazione comunale che i mafiosi avevano nelle mani cambiasse la destinazione d'uso di alcuni terreni, e interessava che nessuno dei proprietari dei lotti di terreno interessati dalla costruzione, dal progetto di costruzione, si mettesse di traverso non vendendo. Noi, per una serie di fortunate evenienze investigative, abbiamo trovato anche all'interno del computer di un professionista il patto stipulato dalla grossa impresa del nord con i signori Mandarà, che erano i capi mafia di Villa Abate. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché quell'intento si doveva realizzare attraverso un misto di mafiosità e corruzione, di pubblici funzionari, di impiegati amministratori comunali e non solo comunali. Ultima riflessione: se è vero che, e questo è uno dei tanti casi, spesso sono due facce della stessa medaglia criminale, di uno stesso sistema criminale, dove il metodo violento e il metodo corruttivo vengono alternati a seconda delle esigenze, purtroppo io mi sono trovato nelle condizioni di fare un'amara riflessione, che parte da un dato statistico. In Italia abbiamo, credo, allo stato detenuti nelle nostre galere, nelle carceri italiane, circa 55.000 persone. Di queste, credo di non sbagliare, soltanto 15 o 20 stanno scontando una pena definitiva per corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione. Allora, se i numeri non sono un'opinione, questo può significare due cose: o che il fenomeno della corruzione in Italia non esiste, è praticamente irrilevante, oppure che finora è stato sostanzialmente impunito, perché anche laddove magistrati e investigatori riescono a dimostrare un patto di corruzione, il processo si conclude quando quel reato è già prescritto. Allora, io credo che sia purtroppo mera questa seconda possibilità, cioè che la corruzione fino ad ora da noi è stata sostanzialmente caratterizzata dalle impunità. E allora è necessario, questo è il mio parere, in qualche modo rendere più efficiente il sistema repressivo nei confronti della corruzione, avvicinando la legislazione anticorruzione a quella antimafia. Questo è il mio parere. Ma così come lei accennava nel suo intervento, è assolutamente necessario potenziare e rendere effettivo
un aspetto di prevenzione della corruzione che deve partire dalle amministrazioni. Deve partire dalle amministrazioni. Ma anche qui è chiaro che non possiamo sempre aspettare l'emergere della patologia, ma ci si deve dotare non soltanto degli strumenti normativi, ma anche si devono trovare amministratori coraggiosi che abbiano la consapevolezza che il primo fronte contro l'illegalità non sono i carabinieri, i poliziotti, i magistrati, ma sono loro stessi amministratori. Coinvolge anche istituzioni importanti, Confindustria e rapporti, insomma, a più livelli. Sì, io intanto le rispondo, spero veramente brevemente, ma dicendo quello che penso, anche qui prescindendo da una conoscenza che non ho specifica degli atti processuali di un dibattimento che è tuttora in corso, ma sulla base anche dell'esperienza professionale maturata in tanti anni di lavoro nelle procure di Caltanissetta e Palermo, è chiaro, è ormai emerso che negli ultimi 20 anni la mafia ha, anche ai suoi più alti livelli, Provenzano per esempio, ha accettato l'idea di strumentalizzare anche l'antimafia a proprio favore. Ricordo sempre, a proposito del paese di Villa Abate, che quei capi mafia a un certo punto, per ripulirsi, diciamo, ripulire l'amministrazione pubblica che era da loro controllata, dall'idea del sospetto di mafiosità, decisero di attribuire la cittadinanza onoraria al capitano dei carabinieri che aveva catturato Lina, poi lo fecero all'attore che aveva interpretato il capitano ultimo nella fiction televisiva, ma interpellarono Provenzano, che in quel momento avevano nelle loro mani, per dire: ma lo possiamo fare finta di essere paradini dell'antimafia? Provenzano disse: sì, se questo può servire fatelo pure. Questo per dire che c'è un rischio che la mafia sfrutti la finta antimafia. Quindi massima attenzione a questi casi. Mi pare di capire che lì emerge qualcosa ancora di più importante, almeno da quelle indagini giornalistiche che ho seguito. Però dico anche un'altra cosa, che la strumentalizzazione, come spesso avviene, può avvenire anche qua. Nel senso che ci può essere anche, anzi io dico c'è anche, una parte che, sfruttando questi casi che per fortuna spero che siano rimasti isolati, tende ad accreditare un'immagine per cui la cosiddetta antimafia sociale, delle associazioni, dei comitati, sia tutta una truffa, per accreditare un'idea molto particolare per cui la mafia fa schifo, ma fa schifo anche l'antimafia. Questo è un vecchio metodo, diciamo, in Sicilia particolarmente diffuso,
per equiparare tutto e tutti, mettere tutto sullo stesso piano e quindi fare apparire agli occhi dell'opinione pubblica una situazione per la quale non vale la pena schierarsi, perché non vale la pena schierarsi né per gli uni né per gli altri. Allora, in conclusione, lei mi ha chiesto un'opinione, massima attenzione rispetto a questi fenomeni che ci sono stati, ci sono e possono ripresentarsi anche con l'avallo della mafia che pensa, ma massima attenzione anche a chi dall'altro lato vuole strumentalizzare per cercare di fare capire all'opinione pubblica ciò che non è vero, cioè che non esiste un'antimafia in buona fede, e di fare di tutta l'erba un fascio, perché quello sarebbe una conseguenza veramente dannosa, e che menti raffinate possono tentare di ottenere diffondendo questa condizione. Non è chiara nelle stragi, non solo di mafia, anche nelle stragi che ci sono state comunque nella storia del paese. Non si può conoscere, non si riesce, la confusione è tanta, degli stragi, i pentiti, quello è valido, quello non è valido. Ovviamente poi si arriva a questa conclusione assurda per cui non si può conoscere la verità. Non è vero, perché poi come ha ricordato prima, cioè ci sono stati dei fatti che sono stati provati, delle persone sono state condannate, non è vero che le cose siano inconoscibili, che la storia di questo nostro paese da 60 a 70 anni a questa parte è completamente avvolta in misteri che non si possono conoscere, è assurdo. Non riesci neanche a avere le informazioni, questo è il problema, come fai a farti un'opinione se non sei informato? Io di fronte a due giornalisti di inchiesta che hanno dimostrato di essere pari con quello che hanno fatto, con quello che hanno scritto, dico che noi abbiamo bisogno disperato di un giornalismo serio di inchiesta, capace di distinguere, di denunciare, di distinguere le cose, di spiegare i fatti, di non parlare soltanto così per assioma, per generalizzazione, perché soltanto attraverso la conoscenza dei fatti possiamo evitare le generalizzazioni che portano poi alla confusione dell'opinione pubblica. Di mafia bisogna parlarne sempre, diceva Paolo Borsellino, parlatene, parlatene, discutetene. Io qualsiasi anche libro, qualsiasi fiction sulla mafia, purché sia fatta diciamo con aderenza alla realtà, con una serietà di documentazione, per me è sempre positiva, perché i mafiosi vogliono che di mafia, di affari di mafia non si parli. Noi abbiamo bisogno che se ne parli, e se ne parli con cognizione di causa. E anche qui, quando si parla di giornalismo di inchiesta, il giornalismo di inchiesta è quello che prescinde, spesso precede di indagine della magistratura e della polizia. Ne abbiamo bisogno. Io ricordo negli anni '80 ho avuto la fortuna di conservare la collezione quel mensile dei siciliani, diretto da Giuseppe Fava, che poi venne ucciso nell'84 a Catania. E rivedo in quelle inchieste giornalistiche il racconto di fatti che giudiziariamente sarebbero venuti fuori anni dopo. Così come abbiamo bisogno di una politica che precede e prescinda nella lotta antimafia, certe volte nell'azione della magistratura, a maggior ragione abbiamo bisogno delle vostre inchieste. Io
almeno un gruppo di giornalisti che fa questo, fa giornalismo di inchiesta. Ormai da molti anni ci siamo distaccati, già l'Inquisito non lo prendiamo più dall'azione giudiziaria, siamo un settimanale per cui il percorso dobbiamo farci in autonomia. E dalle nostre cose sono partite una serie di altri filoni, a volte proprio perché partono da noi. Ci siamo accorti mesi fa, diciamo, di alcuni esponenti del governo che avevano un atteggiamento, avevano le cose che abbiamo raccontato, però il governo non si era accorto, ma a un certo punto ci siamo anche accorti, abbiamo tracciato, raccontato, prima ancora dell'azione della fissatura, dove erano finiti i 49 milioni che Genova cercava, che la Lega aveva sottratto. Li abbiamo raccontati, li abbiamo tracciati, li abbiamo detto dove stavano, chi li riciclava, comunque quali erano i personaggi chiave che dove confluivano. Abbiamo anche raccontato, prima ancora dell'azione della pensatura, quali erano le figlie di associazioni che questo movimento, che è la Lega, aveva messo su per intascare somme dagli imprenditori per sostenere. Abbiamo anche raccontato, diciamo, a tutte queste varie fasi, anche gli incontri fatti a Mosca, diciamo, in cui c'erano gli scelta del ministro dell'interno, il ministro ufficiale lì, che per 12 ore non si sa che fine aveva fatto in una lista ufficiale. Abbiamo raccontato, abbiamo pure raccontato i virgolettati di quello che il suo uomo si è detto con gli uomini di Putin per raccogliere 3 milioni di euro attraverso un giro di vendita fittizia, comunque di gas per finanziare la campagna elettorale. Abbiamo raccontato tutto questo, documentato, ma la gente non si è dimenticata. Non c'è stata un'autorità giudiziaria, cioè in cui abbiamo imputato, ci fate vedere meglio, la politica si è rimasta inerme, ci guarda un attimo, forse cose le sbirre, non siete. Ma noi tutto questo l'abbiamo raccontato tutti questi movimenti strani. Domenica usciamo adesso con l'ennesima storia dei soldi, diciamo, della Lega, finiti in offshore, perché questi devono comunque occultare certe somme. Abbiamo fatto tutto un lavoro giornalistico, ma la gente sembra interessante. Io no, io sono indignata. Brava, però ho visto che nessuno ha parlato. No, perché poi alla fine finisce che la colpa è del giornalista che le racconta, perché la Lega adesso ha fatto una, diciamo, Salvini insieme a Giorgetti e insieme al tesoriere, una mega coreana che spesso, ma questo poco ci importa, noi le riceviamo ogni giorno di situazioni civili e altro, ma la cosa grave è che questo atto di denuncia che mette insieme fa un atto proprio pesante in cui dice che la nostra è un'azione politica di contrasto, diciamo, nei loro confronti, perché noi la pensiamo diversamente e stiamo facendo quello che, cioè, non è per la libertà di cosa, non ci dice sui fatti sono veri, ma fa un atto del genere, si rivolge a quegli stessi magistrati che lui fino ad oggi vuole prendere a carcere il sedere per altre cose. E allora tutto questo noi lo facciamo, continuiamo a fare, così come abbiamo continuato, abbiamo fatto anche sui versanti della mafia, i flussi finanziari, cioè noi siamo a disposizione di un grossissimo filo che si chiama Panama Papers e di altre cose, dove abbiamo i flussi finanziari in tutto il mondo, di grandi evasori, e li abbiamo raccontati per primo sui giornali, e abbiamo permesso poi all'Agenzia delle Entrate in questi anni di raccogliere 35 milioni di euro che sono stati recuperati da quegli evasori che noi abbiamo indicato anche gli offshore e qual erano le società. E per la prima volta io mi sono sentito anni fa chiamare dalle autorità giudiziarie in cui mi chiedevano le carte. Era la prima volta che mi trovavano fatto parte di un giudizio, ancora più ho depositato, non posso darle. Per cui, e in cui c'è una collaborazione, voglio dire, nel senso noi cerchiamo di fare la nostra parte. Però, la categoria dei giornalisti è come quella dei magistrati, in questo periodo è sotto schiavo. Sì, ma ti dico un'altra cosa, è sotto schiavo. Ma noi ce lo possiamo permettere, adesso non voglio citare l'Espresso, ma perché abbiamo un lettore che comunque ci sostiene,
economicamente, perché di fronte a tutto questo sono spese enormi, legali, lavoro, e a volte... Ciò malgrado ci dicono, ah no, però siete dei venduti, dei pettivendoli, perché, espresso pubblica, però non voglio fare nulla, però c'è il senso che, voglio dire, non tutti lo possono fare. Non tutti lo possono questo fare. Questo c'è. Bisognerebbe anche come, come cittadini, mi pare la parola giusta, cioè che non sono solo dei professionisti, sono delle persone normali, ecco, che abbiano effettivamente voglia di entrare in un dibattito pubblico, non attraverso gli insulti della rete o attraverso giudizi sommari che veramente lasciano il tempo che trovano, ma abbiano voglia di capire quello che gli sta intorno, perché li riguarda, perché quello che abbiamo, ci siamo detti questa sera, non sono cose che riguardano solo il dottor Di Matteo, di mio padre, no, sono cose che riguardano tutti noi, perché toccano degli aspetti della nostra vita e quotidianamente noi abbiamo a che fare con aspetti della nostra vita del genere, quando chiediamo un piacere, quando abbiamo bisogno di una raccomandazione, quando abbiamo bisogno che per quella vicenda di condominio, non so, o il figlio venga preso a un certo tipo di scuola, oppure abbiamo bisogno di un prestito agevolato in banca, e tutte cose di questo genere, che sono cose della nostra vita quotidiana di tutti, senza andare ai grandi, ai grandi processi o alle grandi inchieste. Sono anche piccole cose di tutti i giorni. Quando si diceva il tessuto deve essere sano. E perché sia sano? Non è che ci possiamo aspettare dall'alto una benedizione. Perché sia sano dobbiamo agire tutti i giorni in maniera che riteniamo comoda. Questo non è fare moralismo bieco, perché no? Spesso si va a finire su questa cosa, sì, però voi siete giacobini, siete moralisti perché voi vedete le cose in un certo modo. No, ci vuole un impegno personale di ognuno nella vita di tutti i giorni. E su questo direi Gianfranco Caselli e Paolo Ieno, nel pomeriggio alle 4 c'è l'incontro qui, quindi poi ci sarà anche durante la serata arriva Marco Travaglia e poi domenica parleremo più avanti. Grazie a tutti e buona serata.